lei è preoccupato per la tenuta economica della città? Ma è un caos quello che ha provocato l'ordinanza del presidente De Luca in 24 ore. Persone che avevano organizzato matrimoni, battesimi, cerimonie, abbiamo raccolto lacrime, disperazioni, preoccupazioni. Cioè, ci fosse un evento imprevedibile, allora anche in 24 ore si possono adottare i provvedimenti contingibili e urgenti, ma esattamente la situazione di qualche giorno fa quando si andava a votare e c'era il silenzio del Presidente della Regione. Che cosa è accaduto in questi 5-6 giorni? Perché i dati sono sostanzialmente identici. Sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato per la situazione economica, per la situazione sociale, perché noi, ripeto, vorremmo più autorevolezza, più forza e più energia sui provvedimenti sanitari e non che si scarichi sempre sul cittadino, sul commerciante, sul lavoratore un tema pandemico come questo, come se anche nel linguaggio del Presidente, nelle sue minacce, nei suoi messaggi, minacce di tipo retorico, il colpevole è sempre e comunque il cittadino e non risponde invece alle domande come mai non si fanno i tamponi, come mai non si fanno i test, andate a vedere se gli ospedali sono stati attrezzati per l'aumento dei ricoveri, perché non sono stati aumentati sufficientemente i posti letto, perché il Covid Center non funziona come dovrebbe con tutti i soldi spesi, come mai non c'è una rete di protezione sanitaria. Su questo vorremmo le ordinanze anche di notte e invece su questo si continua a tacere e siamo preoccupati non solo per la situazione economica, sociale e lavorativa, ma anche per quella sanitaria, perché nonostante abbiamo il minor numero di tamponi, siamo in questo momento la regione col maggior numero di contagi, senza che abbiamo risposte con situazioni anche fuori controllo nei laboratori, tamponi cui i risultati si hanno dopo giorni e giorni, richieste di tamponi con tamponi che non si fanno, persone che stanno agli arresti domiciliari per 30-40 giorni. Io penso che su questo il sindaco di Napoli, i napoletani e i campani hanno bisogno di risposte, oltre le ordinanze che possono essere in alcuni casi criticabili, in alcuni casi condivisibili, in alcuni casi parzialmente condivisibili. Il Presidente continua a reiterare l'idea che all'aperto è più pericoloso che al chiuso, quindi al chiuso dopo le 22 possiamo berci un bicchiere di vino, all'aperto dopo le 22 non ce lo possiamo bere. Lo dico con molta sincerità, non comprendo. Ci dicono i virologi che al chiuso è più pericoloso che all'aperto e questo invece all'aperto non ci vuole far stare. Mascherine obbligatorie 24 ore su 24, che senso ha? Adesso stiamo così, la mascherina sono d'accordo che sia obbligatoria, ma se io cammino da solo sul lungomare alle 2 di notte, mi spiegate perché io debba non respirare con la mascherina? Allora vorremmo un po' più di serietà, un po' più di rigore, un po' più di responsabilità e un po' più di concretezza.